Possiamo dire che ormai da molti anni l'avvento, l'utilizzo di tecnologie sempre più avanzate di rilevazione delle infrazioni ha di fatto aumentato in maniera considerevole il volume di atti e procedimenti coinvolti nel processo contravvenzionale. Era però abbastanza immediato immaginare che inizialmente la gestione di tutti questi atti potesse mettere a disagio la macchina amministrativa dei comuni. Tuttavia, questo fenomeno, se analizzato e pianificato, può essere un valido strumento di sicurezza e sostenibilità degli organi di polizia, perché la norma stessa vincola l'attribuzione, la destinazione, l'utilizzo di buona parte dei ricavi proprio al miglioramento delle infrastrutture e delle attività di controllo. Quindi, se la soluzione è ben studiata, separando i ruoli operativi da destinare a forze esterne a supporto dell'ente specializzate nel contesto in cui vengono coinvolte, da quelli accertativi, decisionali di governance, propri della polizia locale, del personale della polizia locale, è possibile liberare le forze di polizia da incombenze di natura minore e farle concentrare proprio sul loro ambito di esclusiva competenza, valorizzandone la figura, e quindi gli agenti non verrebbero declassati a banali e ripetitive azioni di office automation, che sarebbero appositamente incaricate come OAS2, e creando così indotti che potrebbero alimentare l'infrastruttura, rendendo ancora più qualificata l'azione e l'organigramma dei comandi. Quindi, insomma, noi siamo a supporto dei nostri soci e degli enti del territorio proprio per sgravare gli agenti dei comandi di polizia locale da aspetti meramente burocratici di gestione del ciclo contravvenzionale e far sì che gli agenti di polizia possano dedicarsi di più ad un ruolo di tipo accertativo, decisionale e di governo del processo.